Harry? Ciao fanciullone. Ciao. Domanda, siamo giusti qua? Sì, siamo giusti. Io ho la pistolina da minchione. Ho le armi base. Ok, quindi dobbiamo trovare un posticino. Allora, la nostra temperatura sta calando. Ah Dario, fammi togliere il sonoro per piacere, che ho la musica che mi sta facendo scoppiare le orecchie. Sì, sì. Non so neanche. Come faccio a uccidere tutti quei mostri cattivi con... Stai dietro di me. Sì, ho che good old, però così. Vabbè, arriviamo in un punto e vedi se riesci a costruire qualcosa. Sì, con zero risorse. Accetto. Cioè, hai battuto la testa quando siamo atterrati qui, hai perso la memoria. Ma sono diventato un mongolo. C'è una porta che sbatte, non è che si può entrare qui dove sparte, babarte, sbatte porta, porta sbarte. Direi di no, stasala. Prova a stasarla. Zoom. Ah, non c'ho neanche più i miei tasti. Vabbè, quello lo farò da solo. Ancora non hai tasti? No, non c'ho la capriola come prima. Ah, ok. Sì, sai che io avevo la capriola, no? Sì. 27 gradi, sto per fare una brutta fine. Anche io. Allora, vediamo. Seguimi. Ah, vedi, per forza, è l'unica strada. Vieni dentro qui dove sono io, va. Ma come vieni dentro? Non dobbiamo andare su, Dario? Anche, anche. Aspetta che prendo il test log, fai piano. Ok, è un test log di testo, quindi. Premo per leggere. Allora, dice... Tenente Caporale Simon e il sergente una fila di diretti verso di noi. Come le provviste, sergente George Cohan. Non si tratta di cibo, componentistica. Cosa c'è di più importante del mio stomaco che brontola? Certo, nient'altro che rocce e gas, invece c'è senza ombra di dubbi ed anche un figlio di puttana. Ascoltando Aloha Station, in onda per tutte le truppe là fuori ovunque voi siate. Ricordate ragazzi, le colonie contano su di voi. Ok, io sono solo entrato qua dentro perché avevo bisogno di farmi un pochino di... come si dice? E io ho acceso l'energia. Ah, sei stato tu a accenderla, ok. Sì, sì. Bene, allora il messaggio l'abbiamo ricevuto. Aspetta che controllo bene una cosa. Non ci dà delle opzioni. Allora, dove si dice ci siamo schiantati in fase di rientro. I pezzi della Croiser sono dispersi su tutto questo dannato pianeta. Ma se io ce l'ho fatta è possibile che anche qualcun altro sia vivo. Devo trovarli. Non c'è niente di più importante di sapere se sono vivi o morti. Va bene, dobbiamo andare a capire se c'è gente viva o se c'è gente morta. Per me c'è gente morta. Mo, chissà se si sono... Vuoi andare di qua? Andiamo a vedere cosa c'è. Non c'è niente. Nulla. Devo andare su per la scala. Sì. Aspetta che controlliamo è bene. L'unico... Non c'è niente neanche qui. Qui c'è questo qui. Questo qui non mi ricordo più. Mi scalda? No, non ti scalda. No, non mi scalda niente quello lì. Che posto. Ti fa morire tutte e due. Mi faccio una foto qua nell'immensità. Aspetta, così. Io? Così. Ma non è un granché, sai. Oh, mamma mia. No, no. Io sono a 28 gradi, eh. Vai verso una fonte di calore. Ma non vieni su... Ah, no? Dobbiamo andare da qualche parte. Qua dentro. Bene, basta che ci sia una fonte di calore. C'è una stanza proprio. Di calore. Una stanza di calore. Esatto. Temperatura, temperatura, temperatura. Eravamo al limite, eh? Allora, qui non io c'è sono niente. Ancora una lampa. Gradi, però. Ah, che sfiga. Guarda che c'è una donnina nuda sul bidet, hai visto? Ormai la vedi solo tu? No, guardala. Ah, no, no, non si può, non si può che ci fanno il ban. Vabbè, oh, c'è mezza nuda. Interamente mezza, cioè ignuda. No, aveva la gonna, il reggiseno. Cosa cavolo è stato che... Cosa sta succedendo là fuori?
ho lì dentro che non ho capito. Sembra che ci sia una grande struttura più avanti. Ellie, restate vicini alla parete o ci perderemo nella tempesta. Nella tempesta. Ellie, sei tu? Riesci a ricevermi? Nella tempesta. Guarda che belle lucine di Natale, tutte belle, 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 belle. E ti dico solo, mi dai il tutorial. 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 E così impari a formattare. Allora, hai delle risorse? Vuoi che ti passo un, non so, un progetto? Niente. No, lascia pure lì. Guarda, non stiamo neanche a diventare matti, perché il sottoscritto ci cercherà il suo baradà. Aspetta che vendo un po' di roba, io direi che così sono a posto. Devo solo verificare una cosa. Allora, la ritorsione per gli stasi, che per adesso no. Qui. Mamma mia, che brutta roba. Allora, oh, cadenza, danno, cadenza, cadenza. Se non c'ho neanche la talpa. La talpa, non c'ho cadenza. Niente. La talpa. Cosa infestante. Cadenza. Tre cadenze e tre caricatore. E se invece faccio danno? No, io voglio danno più cadenza. Tre danno più una cadenza. Potrei anche farlo. Voglio provare così. Crea ed equipaggia. Ok, voglio provare così. Poi ma l'erba mi sgriderà un mucchio. Dunque, ho sbagliato strada? No. No. Dobbiamo scendere. Sì. Che ventos! Si vede tutto il panorama, hai visto? Sì, insomma. Un po' ventoso. Vieni. Aspetta, c'è qualcosa lì? Ho sentito un rumore sospettoso. Beh, bisogna andare giù. Un rumore sospettoso, ti avviso. Sì. Molto sospettoso. Ah no, forse sono i cigoli di questa struttura arrugginita. Due di danno, uno di cadenza. Come stiamo qua? Stiamo male? ...24 e ne stiamo a star male, eh? Insomma... Fai una corsettina... Oddio, cos'è stato? Ma santa... Ma cos'è stato che non ho capito niente? Siamo caduti giù... Marta! Stai bene? Credo di sì... Quella cosa ce l'ha con noi! Non possiamo stare fuori. Vedi, c'era una cosa però... Dobbiamo seguire la conduttura... Avanti! Conduttura... Stiamo andando alla parte sbagliata... Sì, sì, lo so... Qua ci lasciamo la penna. Sono scatolosso. Dobbiamo trovare qualcosa che ci scaldi. Siamo qua dentro. Togliti. Sì, lo so. Scusa, vai prima. Ma non ci eravamo mai stati, eh. Davvero? È vero. Cosa ho trovato? Un robot brutto. Hai acceso qui? La stufetta termica. Sì, sì, adesso va la stufetta termica. Cos'hai trovato? Il compressore MK2 che dovrebbe venire buono. È una missione secondaria questa? No, è un luogo recondito.
di culto. Sì. Vediamo questa rivista qui. Guarda che stufetta, questa qui scalda, eh. Oh, oh. Sì, quelle lì scaldano. Cavolo, si scalda. È questo che non capisco mai cos'è. Arrivo, aspetta. Quella cosa guardavo, lì. C'è. Chissà se Malerba lo sa. Aspetta, cos'è quella cosa lì? Lì su, di fianco a quella bombola lì, c'è una cosa, non so, tu mi dicevi che non la vedevi. Io non vedo niente. Ah, qui su, qui tu non vedi niente. No, io non vedo niente, io vedo la bombola. È uno zaino. Allora l'ho stasata, la prendo. No, ho sbagliato proprio la bomba. Prendo questo e non so cos'è, la mollo lì per terra. E io non lo vedo. È strano. E se sparo non succede niente. Va bene. Allora, aspetta che c'era anche un altro luogo da visitare, mi sa. Ho visto che c'era una discesa qui. Dov'era? Dove l'ho vista? Qua? No. No, 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 no. Ok, andiamo. Seguiamo la conduttura. Allora, qui c'è... Conduttura stando a destra o a sinistra? Dove vuoi. Aspetta che mi ricarico la stasi che mi ero smangiucchiata. Controlla anche zone nascoste intanto, di qua o di là. Mamma mia, mamma mia. Per fortuna che avevo sistemato la cadenza. Cadenza un cavolo. Ho bisogno di cadenza di brutto. 28. Qui c'è una scala, cosa facciamo? Andiamo su. Ma si può? Io e Massi andiamo su. È la strada questa? Sì. O no, no, vero? No, non è la strada. Okay. La strada è da giù. Perfetto. Ma noi ci andiamo perché siamo due delfini curiosi. Siamo scapestrati, sì. Allora, ho trovato un coso, un manufatto, vabbè, fa niente, non vado a vedere perché stiamo male, dobbiamo scaldare. Molto male. Non è che se io ti sparo ti scaldo, se tu mi spari mi scaldi. Riusciamo a tornare all'ovile? Se vuoi, sì, possiamo tornare indietro. Mi sembrava più vicino che il nulla. C'è qualcuno lì giù però, eh? Sì, che mi sta seguendo. Ti segue? Lo so, lo so. E mi fa male ogni tanto. Non sempre, ma... Vai. Per me sta seguendo me. Anche me. È Morton? Sì, però non me l'avevi detto che non l'avevi ucciso. Beh, come facevo a ucciderlo? Me lo sono trovato lì davanti. Beh, l'importante è che l'hai ucciso. Però a pugni l'ho ucciso, perché ma dai, ho preso la defiance con i proiettili. Ah, è vero che tu però non stai bene, mi devo ricordare che hai armi brutte. Dai, vieni. Allora, lassù ci siamo andati, no? Più sì, di così. Abbiamo preso dei caricatori, siamo stati bravissimi. Ma insomma, e abbiamo preso due caricatori. Va bene, buttali via. Insomma, ok. Considerando la potenza. La scala era questa? Sì, la scala era quella lì. C'è qualcosa lì? No! Ma lo volevo uccidere a pugni, non so mica riuscito, eh. Mi ha impugnato lui. Allora, non andare Hai per visto la strada. Ma che c'è da aprire una cosa? Prova a vedere se l'apri, Dario, che avevi preso sì, un text. Sì, ma è la strada questa, ti ho chiesto. No, è un'altra strada. Eh no, a me mi dà quella lì. Questa? Mm-mm. Allora dobbiamo andare più avanti. E poi c'è la roba da prendere qui dappertutto. L'ho già presa. La scala era questa qui, vero, avevi detto? Sì. Io inizio a stare poco bene con la temperatura. Anche c'è una casetta lì. In Canada. Allora, attento che questa è la strada, cioè si riesce a uscire da qui? No, non dovevamo... Con veloce promemoria dal QG. Ricordate di far timbrare la scheda razioni dopo ogni pasto. Non vogliamo gente affamata là fuori. E ora, ecco qualcosa per scaldarvi un po'. Grazie.
quella porta là aveva ha bisogno di uno di quegli affari. Sì, lascia stare che dobbiamo andare a vedere di là. Dario? Vieni che andiamo a vedere là. Sì. Hai sentito quel dream? Ah, da mettere giù la tartaruga? Che non sia quello il suono che diceva Malerba. Ah, può darci. No, però qua non mi dà niente. Allora, si può andare in una porta lì? Sì. No, non si va in una porta qua, o si va? C'è una porta, dai, vieni. Ah, in attesa. No, c'è un test lock, sì. C'è un microchip. Ma cosa vieni facciamo? Qua, santa. Adesso arrivo. Non Bufalda. So se troviamo lì il microchip. Però. Allora, qui non riusciamo a far niente, ok? Perché non l'abbiamo, quindi bisognerà trovarlo. Bravo. E di qua Dario si va? Non lo so, aspetta. No, non si va di qua. E di qua? Sale. Di qua si sale, si pepe. Ok. Dunque, da lì non si va. Direi che... Dai, Agatha, vieni su. Adesso è arrivata Agatha, eh. Dai. Guarda te questa. Rompischetul. Vale, ce l'ho sulla ginocchia il mio gatto. Non riesco a accarezzarti, Agatha, perché devo premere dei tasti con tutte e tre le mani e quindi un ce la posso fare. Come facciamo qua? Vai. Proviamo però andarlo ad aprire quello là. Ma se non abbiamo la chiave è inutile. La dobbiamo cercare. Ma probabilmente la troveremo qui e dobbiamo tornare e di indietro. Qua dove si va, Dario? Qui si va qui a trovare quella chiave. No, ho trovato delle munizioni qua. Bene. Bene, ho anche pochi colpi e sbaglio. Ma mi raccomando, è così proprio. Oh, che roba. Già che ho poche munizioni. Cioè nel senso ho cadenza bassa e sai cosa? Dovevo mettere anche ricarica, però cadenza e ricarica, il danno si fa benedire. Se trovo. Ho caricatore, perché anche il caricatore. Sì, ricarica. Sì, ah, intendevo il caricatore inteso come numero di munizioni. Io ho perfino meno slot di. Di energia. Certo. Cioè, sono anche proprio che. Allora, io sento pop pop perché qui ci va la tartaruga. Ho capito il suono. Pop pop pop. Sì, fa un rumor caratteristico. Qui va la tartaruga. Pop pop pop. Sì, fa come. Ah, sì? Sì. Ah, ho capito adesso. Allora quel rumore lo sentivamo spesso, esatto, esatto. Sì, ma esatto, non sapevamo esatto. Che era. Qui c'è dell'oggettistica delle munizioni, se ti interessa. Lì di oggettistica? Allora stiamo male. Serve riscaldamento. Ma il cosa ci ha sparato? Stiamo male, stiamo male. Serve caldo, serve caldo. Santa Guglielma, dov'è il caldo? Ma guarda, se ci tocca fare tutto di corsa. Aia, cattive. Harry, ci tocca morire. Di no. Freddo. Tu sei già entrato? Ma che è entrato? Sto girando intorno e non capisco neanche dove devo andare. Dietro dove eravamo prima. Ah, sì. Cucù. Non riesco a capire dove bisogna andare, quello è il problema. Nella porta più avanti. Sì, lo so anch'io. Qui mi serve una. Io ma mi devi aiutare. Siamo morti, siamo morti. Ma no, ma a me mi ha coltellato. Lo so, io non ce la faccio arrivare lì in tempo. Come cazzo si fa? Devi correre, devi correre. Va bene, allora io non trovo la porta, quindi anche dopo siamo nei. Ah, ecco la porta, guarda dove era. Adesso l'ho vista. Non ce la faccio più aiutare, però. No, no, va bene, ma non mi interessava, mi interessava trovare la porta, adesso so dove. Come non ti interessava aiutare il tuo compagno ferito? No, non riuscivo a venirti a aiutare ancora. Ti ho detto che non riuscivo.
magari se tu li stasavi, Io li ho stasati. Bravo. Due. E due li hai stasati te? Sì, no, io ho l'autostasi, quindi io li staso perché li staso. Allora, dai, allora qui ci va la tarta, Marta. Tarta Marta, Marta tarta Marta. Tarta Marta. Va lì, va lì, va lì, dai che mi fa perdere tempo, guarda che roba. Bling, bling. Qui. Allora, lì riusciamo a tornare a scaldarci? Se vuoi, sì. Sono a 28 però. Come facevo a essere a 28? No. Ascoltando Aloha Station, un veloce promemoria da QG. Ricordate di far timbrare la scheda razioni dopo ogni pasto. Non vogliamo gente affamata fuori. E ora, ecco qualcosa per scaldarvi un po'. Ma ho trovato un posto da matti. Bello, non bello. Non l'abbiamo mai visto questo. C'è freddo o c'è caldo? È caldo. È caldo? Allora vengo, stai lì. Sì. Aspetta, oddio. Aspetta, perché ho avuto un problema serio con qualche mostro. Avviso di sicurezza. Punta termica necessaria oltre questo punto. Ci sei? Aspetta. Sei arrivato? Stia venendo qualcuno verso di te. Qualcuno? C'è mostri cattivi? Sì, è qualcuno verso di me. In due. Ma che vento, che bufera! Ma che vento, che bufera! Me ne sono andato di sera. Guarda che qua in mezzo alla neve c'è già girare una cifra, Dario. Lo so, ma c'è freddo, quindi dobbiamo passare sempre, hai capito, da qualche parte dove ci scaldiamo. È un po' come quando siamo nell'ospizio. Punta termica necessaria oltre questo punto. Allora, tu hai detto che lì c'è da scaldarsi, vero? Sì. Ok. Beh, ma il posto dove bisogna venire qui, Come? Sì, perché c'è... ma sì. Qua è chiuso. Ma ho capito, ma cioè, adesso ti spiego. Vedi per terra che ci sono le cose, come si chiamano, le lanterne? Ma dove? Per terra. E qui si deve aprire. Sì, dai, siamo andati nel punto. Vieni, vieni, che usciamo. Ti seguo. Vedi le lanterne in terra? Ci indicano la strada. Ok, allora dobbiamo andare da un'altra parte. Allora, qui c'è troppo vento. Io volevo andare dentro questo coso qui, ecco qua. Allora, mi sa che la strada è questa, quindi andiamo dove dicevi tu. Credo che la strada sia quella lì, quindi conviene andare a vedere dove dicevi tu. Credo, Io dicevo di fare un altro giro. Aspetta che controllo. Allora, il bello è che non riesco a capire dove bisogna andare. Seguimi. No, vabbè, ti seguo, vado qua. Però di qua noi andiamo dall'altra parte. Sì. E quindi, no, andiamo lì, andiamo lì, andiamo a vedere lì e buonanotte quello che è. Abbiamo girato attorno la struttura, hai visto? Quando? Dobbiamo entrare in questa struttura qui che hai detto te, sì, bravo. Sì, ma anche là, capito? Dopo la di là si va dall'altra parte. Qui c'è il microchip per me. Emozionale. Sì. Ecco, troviamo lui. Buckel. Isaac. Dio sia dannato. Dove sono tutti? Sono diretti a un centro di ricerca sul pendio. C'erano delle tute termiche, ma non bastavano per tutti.
così ho deciso di restare indietro. Potrebbero essercene altre nel sotterraneo. Potrebbero? L'ascensore è andato e abbiamo sentito qualcosa che si muoveva là sotto, per cui non abbiamo... Dai, dammi quella chiave, va là. Non abbiamo controllato. Buckle. Buckle. A causa dell'avaria del casco di Isaac non posso sopravvivere a lungo all'aperto con queste temperature. Buckle ha detto che potrebbe esserci una tuta protettiva nel seminterrato. Potremmo anche usare una postazione tuta per riparare il casco. Comunque sia, dobbiamo esplorare questa struttura prima di procedere. Quindi questa va esplorata. Va bene. E non è una secondaria. No. In ogni caso... Però con microchip lo è per me. Emozionale. E quindi, in ogni caso, fammi capire, questo qui. Ah, hai capito. Accigarito. Qui serve l'ingranaggio. L'ingranaggio cioè? Che è nell'altra stanza. Esatto, di qua. Allora, aspetta, che qui c'è una cosina. Io prendo due o tre cose anche. Allora, modulo di recupero contenitore. Semiconduttore. Modulo di recupero contenitore MK2. Cioè, ma dai, ma io voglio usarle quelle armi lì. Quel robo lì, io veramente non so cos'è. Ma se lo schiaccio? Non posso schiacciare una scatola quadrata con quattro lucine. Anzi, se qualcuno sa cos'è, magari nella chat me lo scrive. E mi farebbe veramente piacere. Ma dov'è sta scatola? Aspetta, perché l'ho spostata. Guarda che noi qui non siamo sicuri, abbiamo freddo. Eccola lì, è lì. Ce l'ho in mano. Io non la vedo. Ce l'ho in mano. Per me in mano. E l'ho mollata lì. E non so cos'è sta roba. Non hai niente in mano. Lo so, me l'hai già detto. Ma come mai? Perché è una cosa che vedo io. Ce ne sono di cose che vedi tu. Tutte le volte prendi a calci delle robe. Io non so neanche cosa stai facendo. Addio. Modulo di... Vabbè, adesso provo a costruirmi qua. Allora, andiamo al terminale. Come stiamo? Siamo stabili con la temperatura. Madonna, cos'è stato? C'è un nemico? No, ho acceso il fornetto. Compressore MK2. Ma se io il compressore lo vado a equipaggiare qui? Fammi vedere. No, c'ho il dispersore. No. Qui invece... Utensile inferiore. Utensile inferiore. Me l'aveva fatto togliere, ma la erba. Perché me l'ha fatto togliere? Se io metto qualcosa... Io gli metterei l'utensile su inferiore. Torcia pneumatica. Nucleo tranciatore. Ah, perché avevo il nucleo tranciatore. Sonda telemetrica. Nucleo Tesla. Saldatura elettrica. Ah, questo sparava. Devo mettere un per due però. Il rotativo. Modulo rotativo MK2. Di ruotare 90 gradi, riduce il tempo di ricarica, ma quasi quasi monto questo, anche questo, vediamo i danni, allora vediamo, riduce la ricarica, anche questo, questo qui nucleo Tesla fa il panico, danni, ricarica, velocità, tutto tranciatore, perché me l'ha fatta togliere? Torcia pneumatica, generatore, nessun utensile. Voglio provare questa cosa qua, il nucleo Tesla. Basta, io ho quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sonda telemetrica. Una sonda telemetrica installo, poi vediamo cosa succede. Allora, F come fatto. Poi... Fiop, esatto, fuori di qui, andiamo, nuovo, c'ho nuovo potenziamento arma, 3 danno, 3 cadenza, 3 danno, a me serve anche 3 danno, 3 cadenza, 3 caricatore, no, devo star così, potrei fare qualcosa meglio di qua, 3 danno,
Allora, 3, 3, 6, 3, 9 di danno. 9 danno. Si mi accontento di 6. Va bene. Allora, vendiamo. Non c'è nulla da vendere. C'è questo. Qua per me ci devi mettere la tartaruga, Dario. Qui vicino all'uomo. Boh, se fa blu blu. Basta che faccia blu e poi. Ah, nemmeno devo. Lo fa perché non ce l'ho. Ah, allora. Cosa vuol dire? Kit medico grande. Fatto. Mi permetto di farne un altro. Aveva detto. Oh, va bene, andava tutta, va bene. Robot in attesa al terminale. Ah, adesso è tornato il robot. Ma che imbambito, perché è tornato adesso quello? Ok, raccogliamo le risorse. Ok. Allora, diamo un'occhiata. Tu stai spostando gli ingranaggi? Io l'ho già spostato, ma ne ho preso un altro per fare così una prova, vedere cosa sì, c'è. È questo? Ah, sì, sì, ce ne sono due, tre tipo. Ok. Vediamo l'arma così cosa fa. Oddio. Oh. Molto strana. Come una rana. Va bene, va bene. Dunque. Aspetta a mettere in moto tutto, che dovevamo un po' filmarlo, sta gente dirà non vediamo niente. Ah. E quello lì. Quindi hai messo in moto tutto, ha funzionato? Ho messo in moto tutto e questo a porte diventa. Va bene, va bene, si è capito, dai, andiamo. È un ascensore poi. Sì. E siamo sicuri di voler andare via e non voler andare di là? O poi ci torneremo indietro? Là, lo so, Dario, ma non abbiamo preso nessun microchip per aprire. No, ma non c'è mica bisogno, si passa di là. Davvero? Allora, non si passa di là dalla rete? No, uno è uno scanner che ti dice che non hai i permessi. E l'altro invece dove sei andato dentro quello stanzino che quello là ti... No, dove c'era la rete. Sì, che passi di là con la rete. Hai detto non riesco a ucciderlo a pugni, ci vuole una scheda. No, beh vabbè, dai, andiamo, tanto non cambia niente per me. Poi ritorniamo, sai, perché per me... Fai piano? Infatti il conosceva, è morto per la missione e non sarà lui. Cosa hai detto? Già, non emozionarti troppo. Ah. Tranquillo. E tu non pensare solo alla ragazza. Siamo tutti sacrificabili. Ma tu parli ben strano, importante di questa missione. Ah, sei stato tu, ma mi hai fatto prendere un colpo. Che farai quando avrai perso ciò a cui tieni? Porca vacca. Dimmelo tu. Si può litigare in ascensore? Già. Il matto sono io. E quindi vai. Chi sei tu, Clark, vero? Io sono Isaac Clark. Ok. Ok. Adesso prendiamo quel famoso microchip e andrei che andiamo a offrire una cosa nuova che non abbiamo mai fatto. Ma non c'era mica solo quella. Merda. Dove è andato? Bocca chiusa. Occhi aperti. Culo stretto. Cioè, bocca chiusa, occhi aperti. Sei tu che dici così, Cos'è stato? Ci sono appesi. Appesissimi. Cosa fai che mi fai prendere un colpo? Cosa sta? Urla. È andato avanti? No, sono andato a vedere di qua cosa c'è. Sto esploratando. Per me qua ci devi mettere la ruga. La luna? Ruga, tartaruga. Ruga? No, non fa rumore. Allora, intanto il gioco ha salvato. E ciò è una mala cosa. Perché è mala cosa? Perché vuol dire che qui sono... Cavoli amari.
Cosa se ci fa? Oddio, cos'è stato a fare Nick? Allora, calma, sangue freddo, che non ero pronto. Devo fare qualcosa di molto interessante, tipo cambiare arma. Guava, watch. Minchia. San Germano. Ok. Oh. Che roba, oh. Lo troviamo, sai, a sto giro non ci scappa. Chi dici? Quel microchip. Va bene. Sì, sì, voglio andare a visitare. Cioè, ce lo facciamo, lo dobbiamo fare tutto. Ma se, cioè, secondo me lo troviamo per forza, perché dobbiamo andare là. Dici? Ma sì, secondo me sì. Che sono quelle robe? Falla partire. Registro personale, Sam Ackerman. Sono 3 giorni che sono nascosto nel buio. Devo arrivare alla radio, chiamare aiuto. Forse c'è un modo per ingannarli. Lancerò qualcosa e loro... loro andranno a vedere cosa ha causato il rumore. Ackerman! Sei tu? Oddio. Sento il tuo... sento... carne fresca! Oh, che brutta cosa. C'era qualcuno? Sì. Ha detto che non entravano nell'ascensore? Non è un ascensore, Eri. È vero. Sono finiti, spero, vero? Non lo so. Aspetta che raccogliamo roba e non aprire. No, anche uno dalla testa è uscito. Davvero? Quindi si è infiltrato, è dentro da lì? Sopra, da qui, da, da lì è entrato, maledetto. Anche l'altro entra da lì, perché c'è la porta chiusa, capito? Mi sa proprio di sì. Ancora. Maledette. Prova ad aprire. Almeno così entrano dalla porta. Entrano lo stesso dalla finestra. Ragazzi, siamo... Oh no! Ma dai! Dai che ti prendo, dai che ti strappo tutti i denti. Ma guarda. Ma non ho mica visto che ce l'avevi sulla coppa, eh? Ah. Devi dirmelo, l'ho sparato io nella schiena. Bravo, lo stavo uccidendo con la E. E con la E. Sì. Ok. C'è un letto brutto. Oh. Aspetta, andare lì, che devo guardare. Sì. Ok. Sì, anch'io ho girato. Andiamo, va bene lì. Qui ci va la tartaruga, senti il rumore? Ah, questo? Sì. Sento, Maledetti, vogliamo mettere giù la tartaruga.
Ma cos'è sto rumore? La tartaruga? No, quello. Altro uno. Uno cattivo? Ma dove? Ah, boh. Il rosso però, eh. Sì, battevano i muri che sembrava coso, come si chiama? Il dinosauro là, quello di... Andiamo avanti? È lì forse che batte. Con chi stai litigando? Con una bombola. Ma dico io, una bombola. Pensando, una tanica pensando che esplodesse. Mm. E c'era bisogno di farla esplodere? Per provare, sì. Ah, così dopo quando vengono i nemici, lei è già esplosa e non la possiamo usare. No, sapevamo mica che si esplodeva. Ma certo che esplode. Guarda che cosa c'è di bello. Oh, che bello. Il gioco ha salvato. Te lo ricordi, vero? Allora, ti dico una cosa che ti può essere una, come una buona o una cattiva minuti. Notizia. Esatto, dobbiamo interrompere. E questo qua lo risolveremo la prossima volta. Ciao fanciulli, buona ciao serata. A tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buonanotte, ciao.